Buonasera, eccoci tornati al nostro appuntamento settimanale con gli approfondimenti che riguardano libri, musica, mostre, tutto ciò insomma che fa intrattenimento e lascia ovviamente anche pensare. Come? Fa pensare a molti opinionisti di tutto il mondo, ma anche a semplici cittadini, la politica del neopresidente Trump. Ebbene, cosa c'entra questo con il nostro programma? C'entra molto, perché il nostro inviato a Berlino, Fabio Falzone, per il festival famoso, uno dei più importanti a livello mondiale del cinema, ha intercettato numerosi attori americani che hanno espresso appunto la loro preoccupazione e il loro parere sul neopresidente. Tra di loro un nome basta e avanza, Richard Gere. Vediamo insieme il reportage da Berlino. Allora, dai quanti avete capito che la caratteristica di quest'anno del Festival di Berlino è il freddo, ma le star non mancano e anche il loro impegno politico. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason. We're gonna talk tonight. We put it all on the table. E Richard Gere, in linea con il suo impegno ma anche con la prossima consegna dell'Oscar all'epoca di Trump, non manca di sottolineare, incontrando i giornalisti, come il governo Trump abbia aumentato l'ondata di crimini negli Stati Uniti legata all'odio. Trump ha stimolato il terrore porta a fare cose terribili. L'equazione tra profughi e terroristi è la cosa più terribile che potesse fare, ha aggiunto Richard Gere. Ok, let's go. Un sentire la situazione americana confermata dal premio Oscar Geoffrey Rush. I'm waiting to see what's going to happen. Vedremo cosa succederà a febbraio all'Oscar, ci ha detto Geoffrey Rush a Berlino per presentare The Final Portrait, la storia vera dell'artista italiano Giacometti. I know, it's not fair. Quello che sta succedendo è terribile, conclude il regista del film Stanley Tucci. Il 15 febbraio, la giornata che si sta concludendo proprio in questi minuti, è un giorno importante, sono accadute diverse cose anche molto interessanti, tra quelle più giocose a quelle più serie. Cominciamo con le prime, pensate, era il 1903 quando venne commercializzato il primo orsacchiotto di peluche, ecco il capostipite di una serie di oggetti che avrebbero allietato l'infanzia di tanti di noi. E sempre per rimanere in tema di divertimento, questa volta era il 1898, quando la giornata del 15 febbraio diede i natali al grande Totò, il principe della risata, penso non ci sia bisogno di aggiungere altro. E un altro appuntamento molto particolare, questo un pochino più vicino a noi, la nascita di YouTube, che avrebbe da quel giorno in poi cambiato completamente le nostre abitudini di fruire delle immagini e soprattutto della musica. E parlavamo di anniversari anche importanti, era il 1927 quando nasceva il cardinal Carlo Maria Martini, al quale Ermanno Olmi ha dedicato un film. Ebbene, Ermanno Olmi è stato raggiunto per noi da Luciano Piscaglia. Vediamo quindi la sua intervista. Vedete, sono uno di voi. È un intenso racconto interiore, scritto da un maestro del cinema sul filo della memoria e dell'affetto. Si intitola Vedete, sono uno di voi, il film documentario che Ermanno Olmi ha dedicato al cardinale Carlo Maria Martini, presentato oggi in occasione del 37° anniversario dell'ingresso di Martini in città da arcivescovo di Milano. È cominciata questa relazione tra me e il cardinal Martini quando lui arrivò a Milano. Feci a lui la prima intervista, poi io un mese dopo mi sono ammalato e ho preso questa malattia terribile. Beh, lui è venuto a trovarmi e abbiamo mantenuto a distanza, perché io poi ho cominciato a frequentare cliniche, ero sempre il filo dell'amicizia saldo. Quella che Olmi racconta, prestando anche la sua voce agli scritti del cardinale Martini, è la storia di un protagonista del nostro tempo che ha attraversato gli anni di piombo e Tangentopoli, i conflitti e le crisi del lavoro, le solitudini e le povertà urbane, di un pastore che ha saputo abbracciare gli smarrimenti e le inquietudini di credenti e non credenti che in lui hanno trovato un imprescindibile punto di riferimento. Quante volte diciamo, chi trova un amico trova un tesoro. Cosa c'è in questo tesoro? Non c'è l'oro, metallo, c'è il tesoro che è la sapienza, che quindi non è una merce di scambio, né un valore in borsa.
E questo, il valore del suo lavoro lo scopriremo sempre meglio andando avanti, lo scoprirete voi. E tutte le settimane, come sapete, dedichiamo un momento, uno spazio all'incontro con un grande artista, uno scrittore, un musicista, un uomo di teatro. Questa volta è toccata a uno scrittore, Pietro Grossi. Pensate, lui nel 2006 era stato arrivato già nella finale, era molto giovane, del premio Strega con la raccolta Pugni. Ebbene, ha scritto poi numerose altre opere e recentemente è tornato in libreria con quest'opera, Il Passaggio, che racconta di un incontro tra un padre e un figlio che dopo molti anni di separazione si rincontrano, pensate un po', proprio su una barca che deve fare il fatidico, meraviglioso passaggio al nord-ovest. Noi abbiamo raggiunto Pietro a casa sua, nelle colline a metà tra il Lazio, l'Umbria e la Toscana, a San Casciano dei Bagni, è stata appunto un'occasione per raccontare se stesso e ovviamente il suo ultimo libro. Vediamo insieme. Allora, Pietro Grossi, insomma, con tutto questo ben di Dio, con tutto questo verde, questa natura, ti è venuto in mente invece di scrivere un romanzo sui ghiacci del passaggio del nord-ovest? Come può venire un'idea in mezzo a questa bellezza? È altrettanto bello anche quello. No, è una bella domanda. E in realtà la voglia era sempre stata quella di raccontare il mare. Ma io pensavo ai mari che conoscevo io, quando mi ha iniziato a bisbigliare la voce di questo padre con cui comincia il libro, che chiede aiuto al figlio, i mari che immaginavo erano i mari che conoscevo, mari caldi, mar dei Caraibi, Atlantico, Mediterraneo, d'estate, eccetera, però c'era qualcosa che hanno qualche parentela con questo paesaggio, che insomma, hanno, se non altro d'estate, hanno in comune il clima. Non mi tornava, non sentivo quella storia ambientata lì. E poi i ghiacci li ho scoperti come un po' il protagonista, non c'ero mai stato quando sono andato io lassù, Groenlandia e Canada, nel 2012 per accompagnare quella che poi sarebbe, per fare una tappa con quella che poi sarebbe diventata la prima barca battente bandiera italiana a completare il passaggio al nord-ovest. Allora, vogliamo raccontare però al nostro pubblico cosa racconta il tuo romanzo. Il romanzo inizia con questa telefonata a cui accennavo adesso, di un padre che evidentemente ricompare in qualche modo nella vita del figlio. Probabilmente non è che non si parlavano, però insomma si frequentavano molto saltuariamente, facendogli una domanda molto bizzarra. Il figlio sta lavorando in ufficio, scopriremo, in uno studio di architettura, e il padre gli chiede di andare ad aiutarlo, di andare da lui in Groenlandia, perché ha bisogno di portare una barca in Canada, se no, dice, perde un lavoro che sta evidentemente facendo. E il figlio, che non va da moltissimi anni in barca col padre e non frequenta il padre da un po', che è un padre molto complicato, dopo una sofferta decisione, spinto un po', aiutato nella decisione anche dalle donne che lo circondano, la sorella, la fidanzata, la madre, eccetera, decide di raggiungere il padre. Allora, da un lato c'è un figlio introverso, dall'altro un padre di una folle esuberanza. Ecco, come hai lavorato per costruire due caratteri così conflittuali? Quello che cerco con tutte le mie forze di fare è, sembra assurdo, ma proprio di levarmi di mezzo. Quindi non li costruisco, li guardo, li osservo e li lascio vivere per quello che sono. Poi ovviamente sono persone che stanno sulla carta, quindi una volta che sono lì, vivono, respirano, hanno fatto quello che dovevano fare, poi lavoro molto invece a come magari alla forma, come farli restare meglio e venire fuori meglio sulla carta, e come far venire fuori meglio la loro storia. Ma i miei personaggi, mi ha insegnato l'esperienza, la mia personalissima esperienza, che di solito la sanno molto più lunga di me, sono di solito molto più intelligenti di me, hanno vite più interessanti della mia e soprattutto hanno, più che più interessante della mia, hanno vite che sono interessanti per motivi migliori di quelli che credo io. Sentimmo uno schianto, come il crepitare di un fulmine. «È il ghiaccio che si spezza», disse il babbo alle mie spalle. Mi venne accanto. Si era chiuso la cerata fin sopra la bocca e calzato meglio il berretto di lana. Sbucavano solo il naso e un ciuffo di capelli grigi e le rughe ai lati degli occhi. Pareva un baleniere davanti a un branco di prede. Forse erano stati quei mari freddi a trasformarlo, o forse era sempre stato così e non me ne ero mai accorto. Rimbombò un tuono. Il babbo mi spiegò che era il ghiaccio che si staccava e cadeva in mare. Andare più vicino sarebbe stato pericoloso. Di tanto in tanto si staccavano intere placche e formavano delle onde che in mezzo a quell'enorme cestello di cubetti rischiavano di fare parecchi danni.
Restammo fermi ancora un po', in silenzio. Poi il babbo emise un sospiro, si voltò, mi appoggiò una mano sulla spalla e tornò a poppa. Allora, questa dunque è San Casciano, quali sono i tuoi legami con questa cittadina in particolare? Qui è, soprattutto affettivi, diciamo, perché il posto dove buona parte del mio tempo, e quando ero piccolo le estati lo passo e lo passavo in zona, ma a una decina di minuti da qui, in mezzo ai boschi, alle pendici della montagna. Però questo è il posto dove si veniva a passare il tempo libero, a vedere gli amici, tutti i nostri amici erano di zona e quindi questo è il luogo ancora dove, se dobbiamo vedere un po' di persone, veniamo a ingannare qualche quarto d'ora, tempo permettendo. Ispirazione è un po' un vocabolo che ormai è stato appesantito, no? Da troppa letteratura anche, però un pochino stare in questo ambiente può aiutare chi scrive. Sì, a me aiuta senza dubbio, perché è il posto dove riesco ad andare a letto prima e svegliarmi prima la mattina, quindi io lavoro bene la mattina presto e qui mi viene più facile. Poi certo, ovviamente, tutte le retoriche del caso, il silenzio aiuta, però insomma, soprattutto è il mio studio, il posto dove so tutte le mie cose. I tuoi figli ce li hai già portati, sono molto piccoli. Sì, i miei figli ci passano, noi ci passiamo 4 mesi tutte l'estate, io ci passo il resto dell'anno, la metà del mio tempo, quindi loro ci vengono. Già lo adorano, anche se... E per concludere, nell'altra metà del tempo Pietro Rossi sta già pensando a qualcosa di nuovo da scrivere, senza rivelarci troppo, però cosa puoi anticiparci? Sì, io ne ho già scritta una buona parte, e se sarà questa la prossima cosa, ma presumo di sì, e devo lavorare su quella che presumibilmente sarà la seconda, la finale o la seconda grossa parte, e ho bisogno però di un po' di libertà mentale, perché ho bisogno di scriverla tutta insieme, rischia di essere una parte un po' delirante, quindi insomma sì, sto pensando a come organizzare la mia vita per permettermi di finire questo lavoro. E noi ti permettiamo, quindi salutandoti, di continuarlo. Grazie infinite. E rimaniamo sempre nel campo della scrittura e dell'editoria. Alcuni giorni fa si è concluso a Suzzara un festival molto particolare dedicato agli scrittori di thriller, noir, giallo, insomma chiamatelo un po' come volete. C'era per noi Pierluigi Vito, che ha raccolto le testimonianze, i pareri, le opinioni di numerosi di questi scrittori, tra i quali figura un nome molto amato dai lettori come quello di Massimo Carlotto. Vediamo insieme allora il racconto di questa serata noir. Sono state sere di nebbia gialla, quelle calate nei giorni scorsi su Suzzara. La cittadina mantovana ha ospitato l'edizione numero 11 di un festival dedicato a un genere, come quello del noir nelle sue varie declinazioni, dal poliziesco classico al thriller, che pare conoscere una nuova gioventù. Grazie alle serie televisive che sono arrivate dall'America, ma anche che hanno cominciato a produrre in Italia, il pubblico ci si è affezionato, e poi diciamolo anche le ragioni commerciali. Spesso i primi titoli in classifica, primo, secondo, terzo posto, sono dei thriller, dei gialli e dei noir, quindi per adesso stiamo molto bene come genere. I lettori sono molto curiosi, specialmente quelli che vengono al festival. Intanto sono molto preparati, però tanti vengono qua per scoprire quali sono le tendenze. Cioè, cos'è il senso di un festival? È respirare i profumi, non della carta perché ormai si legge tantissimo in ebook, ma respirare i profumi di quello che è il giallo in quel momento. Cosa c'è di nuovo? Proviamo a leggerlo, e quindi lo scoprono, lo provano e cominciano, cioè cercano di trovare delle suggestioni che magari non trovano da altre parti. Una di queste è certo quella della serialità di storie e personaggi, che spicca nella produzione di casa nostra. Secondo me la serialità migliore è quella che è in grado di raccontare le trasformazioni del paese, cioè che abbia un senso del tempo, un senso del luogo, quello è estremamente importante. Ed è tipico del noir italiano. Il noir italiano è diventato famoso nel mondo perché ha trasformato i luoghi in personaggi. C'è un'altra tendenza significativa, l'emergere prepotente di voci femminili che si dedicano al genere, in forma pura o meticciata. Secondo me lo scrittore uomo che scrive il noir ha più appeal in generale nei confronti del pubblico, soprattutto in Italia. All'estero è già diverso, ci sono molte più noiriste, chiamiamole così, che hanno successo. Ma siccome noi siamo tutte toste, andiamo avanti come se niente fosse. La contaminazione è importante perché ha un senso della modernità, e non solo, ma permette anche di raccontare storie che altrimenti non potrebbero essere raccontate, quindi ben vengano le contaminazioni.
Non mi piacciono i noir troppo violenti, i noir che fanno della scena horror una scena dominante, fondante del romanzo soltanto per stupire il lettore. Queste cose non le amo, preferisco un genere, per dire, più antico, tra virgolette, tipo la P.D. James, che ormai ha fatto il suo tempo, ma insomma quello è il genere che amo. Mi hanno colpito molto tre autori ultimamente, che sono Sandone Dazieri, Carlo Lucarelli e Romano De Marco. I loro tre ultimi romanzi, secondo me, sono proprio l'esempio, diversissimi tra loro, però l'esempio di come in Italia si possono produrre romanzi di genere di alta qualità. Ci arriviamo alla conclusione di questa nostra puntata, ovviamente già vi anticipiamo i nostri saluti, ma ci sono delle chicche molto interessanti da seguire. Questo è lo spazio, inizia lo spazio che noi dedichiamo ai più piccini. Ebbene, un libro grandioso per i più piccini è questo di Guglia Risari, che facendo un omaggio al grande Kenneth Graham del Vento tra i sali ci ha raccontato una storia molto bella di animali, intrisa anche di senso di mistero. Sono tre piccoli animali protagonisti però di grandissime avventure. Invece per chi è un pochino più cresciutello torna La magia dei tre moschettieri, con questo libro edito da Donzelli che si chiama appunto Il mio primo D'Artagnan, ed è un po' il racconto della prima epopea che ha conquistato noi tutti da lettori in erba che abbiamo imparato a sognare con le grandi storie di Alexandre Dumas. Ma veniamo adesso invece all'intervista di questo spazio, e sono in realtà due: Michela Monferrini, che ha scritto un bellissimo libro per ragazzi ispirandosi alle vicende tristissime del terremoto di Amatrice, ma per concludere con un sorriso, Fabio Bolzetta a Sanremo ha raggiunto, pensate un po', i piccoli dello Zecchino d'Oro che hanno allietato una delle serate sanremesi. E allora buon proseguimento di visione, noi poi ci vediamo la prossima settimana. Grazie e buon proseguimento. Una nonna e un nipote. Di fronte a loro un televisore che rimanda le immagini del tremendo terremoto di Amatrice. Lei, persa tra le spirali di una mente non più del tutto presente, guarda ma non capisce bene cosa sia successo. E lui allora ricorre a Google Maps per farle rivedere quei luoghi come se tutto fosse ancora in piedi. E ha una ricetta antica, quella ovviamente dell'amatriciana. Michela Monferrini, da scrittrice, ha mediato così in questo libro tra finzione e realtà, consapevolezza della tragedia e desiderio che qualcosa comunque rimanga, anche se solo nel cuore di chi guarda e vive. Comunque ho cominciato a scrivere un paio di giorni dopo il terremoto, proprio nel tentativo di fare qualcosa, esattamente come nelle trattorie, nelle pizzerie, molti cuochi si sono messi a disposizione facendo la matriciana, e quindi ho sentito che ciascuno, anche non lavorando nel volontariato, ma ciascuno nel suo piccolo poteva fare qualcosa. E lavorando con le parole, io ho usato le parole esattamente come i cuochi hanno usato i loro ingredienti. Oltre ovviamente ai personaggi e ai protagonisti veri e propri, hai raccolto tutta una serie di storie tra fantasia e realtà. Sì, volevo che nel libro fossero presenti dei dati reali e ho cercato di nominare quante più persone possibili, quante più vittime possibili. Ne nomino tante perché c'è questo telegiornale che sente anche la nonna, appunto, che sente e non coglie, ma che trasmette per esempio i funerali delle vittime, quindi questi nomi che vengono letti, nominati, ed è anche, credo, bello continuare a pronunciare questi nomi, perché in fondo è come dire che appunto resiste ancora qualcosa. I proventi dei diritti d'autore del libro saranno destinati all'associazione di genitori Amatrice, l'alba dei piccoli passi. Questo è un libro per ragazzi, per adulti ma anche per ragazzi, e pensando che andrà nelle mani e va nelle mani dei ragazzi, volevo che si sentisse questa comunione, ecco. A Sanremo, ospite speciale della 67esima edizione del festival è stato proprio ieri lo Zecchino d'Oro. L'emozione dei bambini! È cangiante, perché cambia a seconda dell'età dei bambini. Ci sono alcuni che sono felicissimi di essere qua perché hanno fatto finalmente una gita in pullman al mare tutti insieme a cantare. E quando chiedi allora cos'è il Festival di Sanremo, ci devono pensare, questa è la risposta, perché in questo momento non mi viene in mente. Fra Giampaolo, per la prima volta il coro dell'Antoniano sale sul palco dell'Ariston. È una prima volta importantissima,
emozionante. Su YouTube, nella classifica italiana, sono i più visti, secondi soltanto a Fedez, con in totale oltre 353 milioni di visualizzazioni. Ieri sera, con un medley dei loro successi più famosi, per la prima volta sul palco dell'Ariston, i Piccoli, eredi però di una grande storia di valori musica. A 60 anni dalla prima edizione dello Zecchino d'Oro, sì. 60 edizioni che saranno il prossimo autunno, e una storia lunga, bella, fatta di attenzione ai bambini, di musiche per i bambini, di provare a camminare sempre accanto ai bambini di tante generazioni, perché 60 edizioni sono tantissime generazioni. È un'esperienza nuova, perché è un palco nuovo, è una location nuova, i bimbi del coro, e certo, certamente così importante, e sicuramente si aggiunge un'esperienza, una stella brillante alle esperienze che hanno fatto i nostri bimbi del coro in tante situazioni all'estero, in Italia, in tanti concerti che ci hanno ospitato, in tante situazioni differenti. Però la costante, devo dirti, è che in qualsiasi occasione loro cantino, la prima cosa che cercano di mostrare è la loro faccia, quello che sono, uguale sempre.